Si è tolto la vita sparandosi un colpo alla testa con l'arma di ordinanza. L'agente scelto, Vitantonio Morani, 35 anni, nativo di Bari ma in servizio nel carcere toscano di San Gimignano, si è suicidato nei parcheggi del penitenziario. Sarà la magistratura a capire le cause del gesto estremo del giovane agente, segretario provinciale del sindacato COSP. La vicenda riporta l'attenzione sulle difficili condizioni di lavoro dei poliziotti negli istituti di pena. 55 suicidi negli ultimi 5 anni, un numero che fa paura e che riporta l'attenzione sulle criticità delle carceri. Sull'ennesima tragedia, l'appello del segretario generale del sindacato COSP, Domenico Mastrulli. Un dipartimento molto distante dalle criticità delle carceri, poi le caserne, poi l'organizzazione dei servizi, poi gli orari, poi la lontananza di questi agenti che non riescono ad arrivare nella propria terra. E noi siamo quel sindacato che stiamo lottando contro lo stesso mondo sindacale che danno distacchi, cumuli, trasferimenti a chi è appena arruolato. Il fatto di un ennesimo suicidio, non voglio collegarlo all'evento non sapendo le casualità e la natura di questo suicidio. Chiedo al Ministro della Giustizia se non ci siano responsabilità da parte di chi aveva l'onere e la responsabilità di favorire che questo ragazzo o altri ragazzi, centinaia di ragazzi come lui, mentalmente avesse la possibilità di scendere giù nella famiglia.